Salve amici e amiche, sono di nuovo io, Romanino Romano. Io e chi mi assiste ci stiamo dando dentro per produrre sempre nuovi materiali, con lo scopo ultimo di far capire alla gente che sta andando dietro a delle sonore fesserie. Ma in particolare lo voglio dire ai giovani che devono stare attenti prima di credere. Oggi i giovani hanno la possibilità, contrariamente a quello che succedeva ieri, di verificare tutte le cose attraverso un semplice telefonino. Ieri bisognava andare nelle biblioteche, consultare libroni, avere la cultura sufficiente per capire certe cose. Ancora prima non esistevano neanche le biblioteche. Quindi la gente era costretta a credere alle stupidaggini che gli venivano propinate. I giovani di oggi sono più fortunati perché possono fare accurate ricerche attraverso internet per verificare se quello che gli raccontano sono fesserie o meno. Io direi che per colpa di queste fesserie i giovani stanno perdendo un attimino la bussola, come si suol dire. Cioè, se ascoltano un dotto, un loro professore, un insegnante di religione che racconta una certa storiella, e in questo personaggio credono perché è dotato di carisma oltre che di cultura, se poi vanno a verificare le stupidaggini che hanno sentito, e beh, si accorgono che si tratta di vere stupidaggini. Allora perdono un riferimento importante, cominciano a non credere più, cominciano a ribellarsi e si mettono contro tutto, e fanno anche bene, perché se noi a questi ragazzi stiamo facendo perdere la fiducia verso quelle persone che si ritengono più dotate e culturalmente e per sapienza, e poi queste si presentano come mascalzoni, ebbene, nasce spontanea la ribellione. Ecco perché sta succedendo quello che succede. Dovremmo un po' finirla di raccontare fesserie e di dire ai nostri giovani come stanno esattamente le cose. Poi, se qualcuno decide comunque di seguire le fesserie, è ben libero di farlo. Però inculcare nella mente dei giovani troppe fesserie, alla fine fa un danno irreversibile. Quindi attenzione, attenzione. Lo dico specialmente ai genitori, i quali dovrebbero un attimino allertare i loro figli, specialmente quando fanno l'ora di religione a scuola. Possibilmente sconsigliare a questi ragazzi di frequentarla quell'ora di religione e dedicare questo tempo ad altre cose molto più costruttive, perché, ripeto, si rischia la rivolta, si rischia la disubbidienza totale, perché questi ragazzi, non avendo più dei riferimenti, o quelli che hanno sono falsi, perdono fiducia in tutto, e allora è la fine. Vabbè. Comunque, il video che oggi realizzo ha un titolo che di primo acchito può sembrare un po' provocatorio, ma seguitemi che di provocatorio non c'è nulla. Gesù, una stupida patacca. Voi pensate che sia possibile che un uomo come il detto Gesù, che andò in giro a fare del bene, che predicò ogni giorno nelle sinagoghe, che grandi moltitudini seguirono fino alla riva del mare e fino ai fianchi della montagna, che si suppone entrato a Gerusalemme a capo di un corteo, con grida di Osanna e sventolie di rami di palma, è concepibile che per arrestare un personaggio così pubblico le autorità fossero costrette a corrompere uno dei suoi discepoli? Un uomo simile ha bisogno di essere indicato alle autorità? Ed è concepibile che al suo processo in un tribunale romano Ponzio Pilato, il giudice, avesse detto:
Io trovo quest'uomo innocente, ma se desiderate ucciderlo, potete farlo. È credibile che un tribunale romano all'età di Cesare Augusto consegnasse un uomo innocente alla mercé di una gentaglia? Questa è storia reale? Possiamo credere che un giovane che aveva aperto gli occhi ai ciechi, curato i lebbrosi, sfamato gli affamati, resuscitato i morti, fosse inchiodato alla croce da una gentaglia senza nessun tentativo di liberarlo dai suoi persecutori? Non pensate che se il popolo avesse saputo che Pilato aveva dichiarato Gesù innocente a causa della gratitudine per tutti i suoi miracoli a beneficio dei suoi malati, esso si sarebbe precipitato sui riottosi e avrebbe salvato Gesù dalla morte? È concepibile ancora che a mezzogiorno il sole si fosse oscurato e la terra fosse stata scossa da un terremoto, le tombe si fossero aperte, e i morti fossero risorti e avessero camminato per le vie di Gerusalemme. Questa è storia reale. Ecco, tirata fuori dal Vangelo la cazzata stratosferica. Matteo 27,51. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Vi sembra possibile tutto questo? Anche perché dai dati storici che risultano dai centri di elaborazione dati, a quel tempo, quindi attorno all'anno 33, grosso modo, non c'è stato nessun terremoto sulla Terra. Non fu che all'VIII secolo, non fu che dopo il concilio di Trullo, che Papa Adriano invitò il mondo cristiano a ritenere Gesù un uomo. Fino ad allora era solo un agnello sulla croce. Nell'VIII secolo egli diventò un uomo. D'ora in poi Gesù, nostro Dio, sia rappresentato nella sua forma umana, fu l'ordine di Papa Adriano. Per parecchi secoli la Chiesa si impantanò nelle dispute concernenti la natura di Cristo. Era un uomo oppure un fantasma? Era reale oppure un'apparizione? Di quale altro uomo storico c'è mai stata una tale confusione e contraddizione? Peraltro, ai tempi di questa storia, di questa data, ben 126 scrittori vivevano in quelle terre, ma nessuno di loro ha fatto mai cenno al nome di Gesù. Vi do una chicca. Giuseppe Flavio, è da esso che la Chiesa trae quella che, secondo le sue pretese, rappresenta la prova inconfutabile della storicità di Gesù. Giuseppe Flavio, di origine di religione ebrea, fatto prigioniero dai romani nella guerra del 70, nella quale egli aveva combattuto come ufficiale dell'esercito giudaico, in seguito alla sua nomina, che ebbe da Roma, per le sue qualità morali e culturali, da storico ufficiale dell'impero, scrisse la storia ebraica in due libri, Antichità giudaiche e Guerra giudaica. Nel primo, rifacendosi alla Bibbia dei 70, raccontò le vicende del popolo ebraico dalla Genesi all'inizio della guerra giudaica nel 66. Nel secondo, riportò la storia della Palestina, compresa tra il regno di Antioco Epifane, 164 era volgare, e la guerra di Masada, 74, nella quale morì Eleazzaro, ultimo figlio di Giuda il Galileo, promotore della guerra del censimento.
Avendo entrambi i libri trattati del periodo messianico, che praticamente va dall'anno 1, guerra del censimento, all'anno 70, inizio della diaspora, non troviamo nulla che si riferisca a Gesù e ai cristiani, né la guerra giudaica, nell'opera intitolata La guerra giudaica. Altrettanto, nulla troveremmo in antichità giudaiche, se in esso non ci fosse una certa frase incidentale che così si esprime. Allo stesso tempo, circa, visse Gesù uomo saggio, seppure uno lo può chiamare uomo, poiché egli compì opere sorprendenti e fu maestro di persone che accoglievano con piacere la verità. Egli conquistò molti giudei e molti greci, egli era il Cristo. Quando il Pilato udì che dai principali nostri uomini era accusato, lo condannò alla croce. Coloro che fin da principio lo avevano amato non cessarono di aderire a lui. Nel terzo giorno apparve loro nuovamente vivo, perché i profeti di Dio avevano profetato questo e innumerevoli altre cose meravigliose di lui, e fino ad oggi non è venuta meno la tribù di coloro che da lui sono stati detti cristiani. Antichità giudaiche 18:63. I motivi che mi permettono di affermare che questo passo è falso sono: primo, un ebreo ortodosso come Giuseppe Flavio, che rimase fedele all'ebraismo fino alla morte, tanto da educare i propri figli a questa religione, un ebreo che considera come suo maggior orgoglio quello di essere discendente di una stirpe sacerdotale ebraica, un ebreo che scrive, come lui stesso dice nella presentazione di se stesso che precede Antichità giudaiche, per dimostrare la sua superiorità religiosa mosaica su tutte le altre, non può assolutamente aver riconosciuto come veri i principi base della catechesi cristiana. Non può aver affermato che Gesù era il vero Cristo, cioè la realizzazione del Messia del quale egli, quale ebreo, ne attendeva ancora la venuta, e ancora oggi gli ebrei attendono la venuta del Messia. Voltaire scrive, così scrive nel suo dizionario filosofico al capitolo 5: se Giuseppe Flavio lo avesse creduto il Cristo, allora sarebbe stato un cristiano. Secondo, il passo in oggetto è posto fra due fatti che retoricamente lo escludono. Basta esaminare i due avvenimenti riportati nella loro originale posizione per rendersi conto di come il passo riguardante Gesù sia una evidente intromissione che interrompe la relazione che Giuseppe Flavio voleva dare a due disgrazie che avvengono nello stesso tempo. Dopo aver terminato il racconto di una strage di giudei eseguita dai soldati romani per via di una sommossa sorta perché Pilato si era servito dei denari del sacro tesoro per realizzare un acquedotto, con la frase "così terminò la sommossa", Giuseppe Flavio passa a raccontare di un'altra disgrazia che colpisce gli ebrei, iniziando: nello stesso periodo un altro terribile evento gettò lo scompiglio tra i giudei e contemporaneamente avvennero azioni di natura scandalosa in connessione con il tempio di Iside a Roma. Basta mettere fra le due frasi che l'autore ha collegato come gli anelli di una catena il passo riguardante Gesù che comincia: allo stesso tempo, circa, visse Gesù un uomo saggio, per renderci conto di come essa sia una grossolana interpolazione tra due fatti che retoricamente la escludono. Questo passo sconosciuto, precedentemente apparso per la prima volta in antichità giudaiche nel IV secolo per opera di Eusebio da Cesarea, il falsario, fu riconfermato poi nell'edizione che uscì nel VI secolo, cioè
circa 2 secoli dopo, durante i quali il libro di Giuseppe Flavio fu fatto sparire per essere sostituito da un altro, Antichità giudaiche, che figurava essere stato scritto da un certo Egesippo, che in realtà era Ambrogio da Milano, che si era firmato con questo pseudonimo. Possiamo immaginare quello che subì di falsificazioni, aggiunte e sottrazioni il libro di Giuseppe Flavio in mano ad Ambrogio da Milano, che aveva tutto l'interesse di nascondere quelle verità che avrebbero demolito la costruzione della grande impostura. Leggere Egesippo, se si vuole fare una ricerca sull'Enciclopedia Britannica o sulla UTET, oppure andate direttamente su internet. Libero di fare ciò che voleva, dal momento che tutte le copie di Giuseppe Flavio erano state distrutte, Ambrogio da Milano soppresse i nomi compromettenti, sostituendoli con dei falsi o degli anonimi, come nel caso della tentata rivoluzione di Giovanni, che, attribuita ad un anonimo egiziano, fu portata dagli anni 30 agli anni 50 sotto Felice, costretta la Chiesa a ritirare quindi le Antichità giudaiche di Egesippo per le critiche che gli oppositori facevano a questo troppo evidente falso, essa rimase di nuovo in circolazione circa 2 secoli dopo lì il sequestro. Il libro sotto il nome di Giuseppe Flavio, ma lasciandolo come era, stato manomesso da Ambrogio da Milano. Praticamente le Antichità giudaiche di cui noi oggi disponiamo sono una copia di quelle che uscirono sotto il nome di Egesippo. Non parliamo poi della guerra giudaica, che per le manipolazioni che ha subito dai falsari della Chiesa è diventato un libro sconclusionato e privo di logica, aggiungo io, come è la Bibbia. Se io ho affermato che l'episodio riguardante l'egiziano riportato su Antichità giudaiche è un falso, non è soltanto per quell'evidenza che ci viene nel constatare l'uguaglianza esistenza tra di esso e quello che si legge nei Vangeli come l'orto degli ulivi, un esercito di giudei pronto ad attaccare le legioni romane, le feste di Pasqua che, come viene continuamente ripetuto da Giuseppe Flavio, erano sempre prescelte dai rivoluzionari per realizzare i loro piani di guerra, ma anche per quello che ci viene da un'analisi dei fatti riportati dagli stessi Atti degli Apostoli. Siamo in Giudea nel 58, sotto il procuratore Felice, quando Paolo di Tarso, dopo aver viaggiato da un estremo all'altro dell'Asia Minore, comprese Grecia, Turchia e tutte le isole del Mediterraneo orientale, con una velocità di spostamento come se disponesse di un elicottero personale, in una di queste tappe, e precisamente a Gerusalemme, ha accusato dai giudei di aver profanato il tempio introducendovi dei greci. Fu aggredito dalla popolazione che voleva uccidere, quale agitatore appartenente alla setta dei Nazir. Salvato dall'intervento di una guarnigione romana, fu condotto come prigioniero presso la fortezza del presidio romano. Al primo scambio di parole, il tribuno, sentendo che Paolo parlava il greco, gli chiese: «Allora tu non sei l'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto 4.000 ribelli al deserto?» Atti 23:37. Siccome anche la Chiesa riconosce che questo egiziano al quale si riferisce il tribuno negli Atti degli Apostoli è lo stesso egiziano che viene riportato da Giuseppe Flavio sotto Felice, possiamo continuare nel nostro ragionamento. Paolo rimase in prigione per ben 2 anni prima di essere tirato fuori per essere interrogato dal nuovo procuratore Festo, che era da qualche giorno subentrato al posto di Felice, anno circa 60. Agrippa, tetrarca della Golanite, che era presente all'interrogatorio, espose a Festo i motivi per cui Paolo era stato arrestato.
se un uomo lasciato qui in prigione, prigioniero, dà felice, ma gli accusatori non hanno addotto nessuna delle imputazioni che io immaginavo. Avevano con lui soltanto alcune questioni inerenti alla loro particolare religione e riguardanti un certo Gesù morto che Paolo sostiene essere ancora in vita, come si evince da questo passo del Vangelo, Colossesi 4:10. Vi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, il cugino di Barnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni. Se verrà da voi, fategli buona accoglienza. E Gesù, chiamato giusto, di quelli venuti della circoncisione, questi soli hanno collaborato con me per il regno di Dio e mi sono stati di consolazione. Considerando che siamo nell'anno 60, considerando ancora che Gesù è morto, come si dice, nel 33, almeno stando a quello che è stato scritto nei Vangeli, com'è possibile che Paolo, che già era stato negli anni 50 a Gerusalemme, che aveva predicato la sua dottrina e la sua crocifissione, disconosca la morte di Gesù avvenuta 27 anni prima? L'incoerenza tra l'affermazione del tribuno che parla di un egiziano che aveva organizzato la rivolta nel 58 sotto Felice, che è la stessa riportata da Giuseppe Flavio, e la disconoscenza da parte di Paolo della morte di Gesù avvenuta nel 33, ci dimostra che siamo davanti a un altro imbroglio che ci porta a formulare due domande. O la morte di Gesù non è avvenuta nel 33, ma poco prima del 60, cioè nel periodo in cui Paolo, stando in prigione, non poteva averla appresa, oppure i fatti che sono riportati negli atti nel 58-60 non sono avvenuti in questa data, ma bensì soltanto dopo la morte di Gesù. Ricapitolando, se Gesù è stato crocifisso nel 33, è impossibile che Paolo ignori la sua morte nel 60. Se Paolo ignora la morte di Gesù, significa che i fatti riguardanti la rivolta organizzata dall'egiziano non sono avvenuti nel 56, come riportato nelle antichità giudaiche, ma bensì all'epoca della morte di Cristo. Ecco così che quadrano i conti per dimostrare che, come il passo riportato sugli Atti dell'Apostolo riguardante l'egiziano, altrettanto è falso il passo riportato su antichità giudaiche. Il tutto per far sparire ogni traccia storica della vera rivolta, cioè di quella rivolta di Giovanni che, se fosse risultata negli anni 30 in coincidenza con l'arresto di Gesù, avrebbe impedito di costruire la figura di Cristo, tanto sarebbe apparso evidente che colui che fu arrestato negli orto degli ulivi nei giorni di Pasqua non era Gesù, detto il Nazareno, figlio di Maria e Giuseppe, ma bensì Giovanni di Gamala, detto il Nazireo, figlio di Giuda il Galileo, pretendente al trono di Gerusalemme, eccetera, eccetera, eccetera. Dimostrando così, ammesso che ce ne fosse stato bisogno, attraverso l'assoluto silenzio storico e i falsi operati per colmarlo, cosa può restare alla Chiesa per sostenere la figura di Gesù se non quell'impulso irragionevole che si chiama fede, quel sentimento cieco, supportatore di utopie e di illusione, capace di produrre soltanto oscurantismo e involuzione, come i fatti sempre di più, via via che il progresso avanza, dimostrano e dimostreranno. Il dio Vishnu in India orientale tolse il peccato originale dall'umanità, assumendo la forma dell'uomo ben 9 volte, e nell'ultima si incarnò in Buddha.
nacque da una vergine, come riportano i libri sacri indiani Vedagans. La madre di Vishnu ebbe la visione del Dio che le rivelò il nome da dare al bambino che stava per nascere e che si dovevano compiere i disegni di Dio. Il Raja della città di Madura, informato che stava per nascere un bambino che avrebbe un giorno insediato il suo trono, fece rinchiudere in una torre la madre murando la porta. Credette così di impedire il compiersi della profezia, ma fu inutile. Il bimbo nacque lo stesso. All'improvviso si alzò un vento che li avvolse e si ritrovarono in un ovile. Accorsero tanti pastori per adorare il figlio della Vergine che fu chiamato Krishna. Intanto il tiranno della città andò su tutte le furie alla notizia della nascita del bambino e ordinò quindi il massacro di tutti i bambini maschi appena nati. Ma quando i soldati giunsero all'ovile, non trovarono Krishna. La Vergine, avvertita in sogno, scappò via appena in tempo salvando il bambino dalla morte. Vi ricorda qualcosa questa storia? Bene. Krishna da grande lascia la famiglia e comincia a predicare la sua dottrina percorrendo tutta l'India. Compie miracoli straordinari, risuscitando i morti, guarendo i lebbrosi e ridando la vista ai ciechi che incontra nel suo cammino. Anche questo vi ricorda qualcosa? Krishna dice di essere la seconda persona della Trinità incarnato sulla terra per salvare gli uomini dal peccato. Tutti si prostravano al suo passaggio, adorandolo come un Dio e ascoltando i suoi insegnamenti. Egli ebbe anche i discepoli che dopo la sua morte avrebbero proseguito l'opera che aveva iniziato. Parlava e insegnava sempre in parabola. Una volta il tiranno aveva mandato dei soldati per intimorire Krishna. I discepoli si spaventarono cercando di scappare. Anche qui c'è una certa assonanza. Krishna, che stava pregando poco distante, si avvicinò con una luce accecante, rimproverandoli di avere poca fede. Da quel momento in poi i discepoli lo chiamarono Yejeus, nato da una pura divinità. Anche qui giunse il giorno che confese che era arrivata l'ora di abbandonare la terra e ritornare dal padre che lo aveva mandato. Ed egli si distaccò dai suoi discepoli e andò sulle sponde del Gange ad aspettare la morte. Mentre pregava, fu colpito da una freccia, restando infilzato ad un albero fino alla morte. Anche qui, cosa c'è di simile a un'altra storia? Quando i discepoli seppero della notizia, corsero subito dal loro maestro per dargli degna sepoltura, ma non trovarono nulla perché il corpo di Gesù Krishna era risuscitato ed asceso al cielo dal Padre. Questa favola risale a oltre 5.000 anni fa. Vedete come si somigliano tutte le favole? Il dio Vishnu nell'ultima incarnazione compare come Buddha. Nacque in una luce abbagliante che illuminò tutti i mondi. Parlarono i muti, videro i ciechi, camminarono i paralitici e dal cielo caddero gigli profumati. Alla sua nascita apparve una stella brillante che si fermò sulla sua dimora, indicando ai re che vennero da lontano la strada per giungere a lui per adorarlo. Copia e incolla. Maya, la madre di Buddha, concepì il figlio senza congiunzioni con un uomo, in modo miracolosa. Buddha da grande lasciò la famiglia per dedicarsi alla missione di predicatore. Digiunò 40 giorni nel deserto e durante il ritiro fu tentato dal diavolo molte volte, ma alla fine vinse. La morale che lo accompagnò nelle prediche era identica a quella di Gesù Cristo. Ma là, non ci posso
posso credere. Ma mica esisteva il copia e incolla a quel tempo. Mo. Ebbe tra i tuoi discepoli due che si distinsero perché furono identici in tutto a San Pietro e San Giovanni, discepoli di Gesù. Il copione continua con Devadatta. Il discepolo traditore uguale a Giuda. Il cristianesimo ha talmente copiato il buddismo che ritroviamo addirittura copiate tutte le pratiche religiose. Anche il Papa dei cristiani è stato copiato dal Dalai Lama, sia nell'infallibilità, sia che egli è il vicario di Dio sulla terra. Non farà male ai cristiani comprendere le dinamiche storiche reali del processo che portò alla nascita dello sviluppo del cristianesimo, al di là delle immagini manipolate che l'istituzione ecclesiastica ha dovuto trasmettere per sostenere le tesi e i dogmi che erano necessari alla sua egemonia. Nessuno deve temere o sottovalutare la conoscenza delle proprie origini più di quanto non debba temere l'ignoranza e le sue conseguenze sul piano del senso di identità. È quest'ultimo, infatti, l'elemento fondamentale dell'equilibrio psicologico e culturale, tanto del singolo quanto della collettività. Ed è un senso della propria identità errato o carente che produce la totalità dei disturbi del comportamento individuale e collettivo. Prima di poter intraprendere un discorso su chi ha creato la figura di Gesù Cristo, dobbiamo inevitabilmente partire dal fatto che egli non è mai esistito. Quindi, come e perché fu inventato? E ancora, per quale ragione fu immaginata la sua creazione? In questa parte del mio lavoro cercherò di dare una luminosa dimostrazione proprio contro l'esistenza umana e reale di Gesù Cristo. Tuttavia, non bisogna comunque mai dimenticare che gli ebrei hanno creato le loro opere letterarie con un accecamento stravagante, arrivando a superare ogni limite comprensibile. Un solo esempio per tutti è l'antico libro del secondo secolo intitolato Sefer Toldos Yeshut, rimesso in circolazione da Wagenseil nella sua opera Terra Lignea. Questo libro contiene una tale mostruosità da non crederci. Parla di Gesù Cristo con una passione malata e inzuppata fino all'ultima pagina di malafede, ed arroganza. Inizio portanto in evidenza che altri personaggi identici a Gesù che lo hanno preceduto nella storia, in tutti i concetti che lo identificano e lo rappresentano, il quale gli hanno fornito tutti gli elementi di cui aveva bisogno per potersi alimentare e prendere vita, creando così la truffa più colossale che il genere umano è stato costretto a subire da 2000 anni ad oggi. Con questo potrei chiudere la partita subito, perché ciò dimostrerebbe non solo che Cristo è un mito, una favola, ma anche che è stato una copia, una ripetizione del medesimo mito. Pertanto è esistito nell'immaginazione solo di quelli che ci hanno creduto. Anche l'Antico Testamento è copiato. I padri della Chiesa Cattolica nel costruire il cristianesimo certamente non hanno avuto difficoltà nella scelta dei tanti cristi che avevano a disposizione per poterne prelevare uno e darlo in pasto ai creduloni. Piuttosto che dire che la Bibbia è stata la parola di Dio, meglio sarebbe se si dicesse che la Bibbia è stata un'accozzaglia di antiche leggende fiabesche, intrise di fantasie inventate da cultori del sole, con aggiunto di rimescolanza di racconti popolari e tradizioni di pastori, che altro non sono che ulteriori fantasie. Anche il Vecchio o Antico Testamento non è esente da scopiazzamenti vari. Citiamo l'episodio riguardante Adamo ed Eva e la mela. La storiella riportata nel Genesi è stata copiata tale e quale da una leggenda sumera che faceva dipendere l'origine dei mali della prima donna che, indotta da un serpente a disobbedire al Dio creatore, convinse il suo compagno a mangiare il frutto dell'albero proibito. La favola sumera viene raccontata in un documento chiamato, ve l'ho detto giorni fa, Cilindro della Tentazione, che è conservato presso il British Museum di Londra.
Questo documento esisteva già, la bellezza di 20 secoli prima che venisse scritta la Bibbia. Dio è stato copiato da altri dei semiti e persiani mitici, antecedenti all'epoca di Dio. La creazione, così come nel Genesi, è tale e quale nei libri sacri di tanti popoli antichissimi. Nel libro sacro dei Persiani, il loro Dio creò il cielo e la terra in 6 giorni, e nel sesto creò l'uomo, il settimo si riposò. In India, il libro sacro di Manu, il dio Brahma, fece tutto come Dio nella creazione. Creò anche lui l'uomo di nome Adima e la donna Eva. Li mise nel paradiso terrestre che si chiamava Eren. Anche loro disubbidirono a Brahma, e Brahma li cacciò, condannandoli alle sofferenze e al male per sempre. Poi crea Vishnu, il figlio che manderà sulla terra, incarnandosi in una donna vergine. Anche lui salverà tutti i popoli dal peccato. La religione Zend, Avesta, ha addirittura un angelo che fa da guardia al giardino che è chiamato Kelub, mentre nel Genesi l'angelo guardiano del paradiso si chiama Cherub, e persiano anche l'angelo Gabriele. I Vedas ebbero il diluvio universale dove Adima e Eva furono puniti da Dio perché mandò loro un flagello dove si salvò un virtuoso perché si costruì una barca, portando con sé la sua famiglia e una coppia di animali di tutte le specie, per non parlare della leggenda caldaia, la quale anch'essa la torre di Babele, che fu innalzata a Babilonia, così alta nel cielo che Dio la rovesciò facendoli cadere e così si mischiarono i linguaggi. Ha pure i patriarchi che vissero centinaia d'anni. Non poteva mancare il sacrificio che compì Bramo sulla montagna, tutto identicamente all'Antico Testamento della Bibbia. Quindi nessuno stupore per la straordinaria somiglianza sia dei nomi che delle leggende stesse, dove fanno capo sempre all'Asia antica. La stessa sorte ha subito Gesù Cristo. Altrimenti, come si spiegherebbe la straordinarietà d'uguaglianza del nome Jesus Krishna, che era un legislatore indiano del mondo antico? Nulla di originale, dunque, nella Bibbia venerata, pregata e ispirata. Quindi, basterebbe ai fedeli che leggessero le leggende dell'India antica per convincersi che stanno vivendo una vita abbagliata e affogata nelle acque putride e melmose della menzogna. A volte i credenti si trovano in una stagione dubbia della vita, durante la quale non sanno se aprire la finestra per far entrare il sole del mattino oppure chiuderle perché non entri il vento della sera. Della persona reale di Gesù Cristo la storia non ci ha conservato nessun documento, nessuna prova, nessuna dimostrazione. È passato praticamente inosservato. Non esiste nulla di materiale che possa essere ricondotto a lui, nulla che sia stato redatto di suo pugno. Qualunque cosa se ne voglia pensare, non si può che rimanere colpiti dal confronto tra le colossali proporzioni, e l'abbiamo visto all'inizio, della figura descritta dai Vangeli e la scarsità delle notizie che la riguardano dei documenti non cristiani. Nell'impero romano del primo secolo nessuno parla di Gesù e non perché manchino documenti. Del primo secolo ci sono centinaia di scritti, opere di filosofi, di storici, di geografi, di letterati, ma anche documenti amministrativi corrispondenti tra le varie cariche dell'impero, lettere private e altro. Ebbene, in tutto questo non c'è nessuna menzione di Gesù. Quindi, in parole povere, dire che Gesù, come dico io nel titolo di questo video, è una stupida patacca, non vuol dire una cosa esagerata o blasfema, vuol dire la verità. Questo Gesù Cristo che vi hanno presentato è una stupida patacca. Ora, io ho dato tanti riferimenti in questo video. I giovani, se hanno voglia di verificare se le cose che sono state dette sono verità o menzogne, possono di loro iniziativa,
così a tempo perso farsi le loro ricerche per poter capire che è bene mollare questi faccendieri alle loro cerimonie, curandosi ancora delle poche vecchiette alle quali è difficile arrivare, poi non capirebbero perché urlerebbero lo scandalo, lo scandalo. Quindi curando soltanto gli interessi di queste povere vecchiette alle quali cercheranno sempre di sottrargli il frutto del loro lavoro, cioè la loro pensione. Attenzione, attenzione, ormai i tempi sono maturi perché l'uomo possa capire che farsi prendere in giro è soltanto da stupidi e da idioti. Se si ha un minimo di cervello e lo si sa far funzionare, ripeto, ascoltare Romanino è insignificante. Ascoltare Romanino per prendere alcuni riferimenti delle cose che dice e poi in piena autonomia fare delle ricerche, beh, questo ha un senso. Se Romanino dice il vero, vabbè, gli direte bravo, oppure no, non ha importanza. Se Romanino dice il falso, gli potete dire, documentando ovviamente perché lo dite e documentando con dovizia di particolari, potete dirgli buffone. E io dovrò starmene zitto, sparire da YouTube, sparire da Facebook, sparire da tutti i social network, perché finalmente ho trovato qualcuno che mi ha fatto fare la figura barbina del barbone. Ma è molto difficile che questo succeda, molto, ma molto difficile. Amici e amiche, anche questa sera ho terminato, nessuna parolaccia, ho terminato, vi saluto, a presto, arrivederci.